Allora, lasciamo subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, 17 presenti più la presidente, ci sono 7 assenti, ce ne sono 3 giustificati, sono i consiglieri Gugliotta, Gunnella e Stelitano. Apriamo quindi la seduta, nominiamo subito gli scrutatori, che saranno oggi il consigliere Principato, il consigliere Rinaldi e il consigliere Toti. Allora, iniziamo subito. Primo punto all'ordine dei lavori è la proposta di deliberazione d'iniziativa della Giunta, avente oggetto presa in carico manutentivo strade private aperte a pubblico transito e insistenti nel territorio del settimo municipio. Quindi chi illustra? Consigliere Rinaldi. Aperte a pubblico transito esistenti nel nostro municipio. Diciamo che questa è una delibera che arriva appunto dalla Giunta, che comunque il tema è stato trattato in commissione già a novembre 2016 e con l'aiuto anche della direzione tecnica, nel quale appunto si è insieme alla commissione abbiamo fatto delle valutazioni anche sulla situazione attuale, nella quale abbiamo anche individuato alcune la valutazione delle strade che potenzialmente potrebbero essere prese in considerazione. Successivamente, neanche a farla apposta, nel febbraio del 2017, quindi qualche mese dopo, c'è una ordinanza del Tribunale per il quale si affermava il principio di diritto per il quale il fatto che una strada sia privata non esime l'amministrazione stessa a prendere questa delibera, che è stata discussa nell'ultima commissione, vengono proposte circa una quarantina di strade e il processo di valutazione, tenendo conto appunto dei criteri indicati nelle delibere che risalgono a 95, 96 e 97, è stato individuato con dei sopralluoghi da parte della direzione tecnica e quindi in base a questo è stata affidata questa lista. Questa lista diciamo non è definitiva, nel senso che esiste anche la situazione di divenire sul nostro territorio, soprattutto nel territorio di Roda, infragrato, ci sono diversi zone,
dicendo, la situazione morfologica urbanistica potrebbe cambiare, quindi con la costruzione di nuovi servizi della pubblica amministrazione o la costruzione di strade che permettono collegamenti su arterie già importanti, già presenti, questa lista andrà ridotta con un concetto che è quello di presidio continuativo e quindi mai definitivo della lista che verrà acquisita. Questo è tutto e vi ringrazio. Allora, io lascerei la parola all'assessore che ha, diciamo, 10 minuti a disposizione. Buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera consiglieri. Sin dall'inizio del nostro mandato mi è stato chiesto di affrontare il problema della sicurezza stradale scendendo nello specifico del rifacimento strade. Come voi sapete abbiamo ereditato un comparto strade devastato, quindi il pronto intervento fa divenire quasi inutile il tappamento buche qualora non si pensi di intervenire in maniera più profonda, ovvero con una manutenzione tale che ci possa consentire il rifacimento totale della strada. All'inizio, dopo aver messo a regime tutti i fondi, aver fatto gli appalti di manutenzione strade, noi siamo intervenuti su qualcosa come 30 strade, rifacendole praticamente da capo, rifacendo il banco, rifacendo lo strato di sure e la segnaletica orizzontale. In molte di queste siamo andate anche in maniera più profonda, fino addirittura a 40 centimetri. Alcune di queste strade però, dal punto di vista proprio amministrativo e giuridico, non potevano essere totalmente perché ci era impedito per una questione di competenze. Parliamo delle strade private aperte al pubblico, oggetto della delibera di oggi. È stata quindi un mandato di indirizzo politico preciso della Presidente che mi è stato dato di lavorare per poter portare a casa la competenza in merito. E così noi siamo partiti da una delibera quadro che era stata fatta comunque nell'ex nono qualche anno fa. Abbiamo visto già i regolamenti che dicevano sin dagli anni 90 sulla presa in carico manutentivo delle strade private aperte al pubblico e così abbiamo dato mandato agli uffici di redigere una lista utilizzando il sistema della 211 per codificarne un punteggio e poter riuscire così a prenderne in carico nel maggior numero possibile quelle strade di maggiore interesse di viabilità. Nel contempo la parte di bilancio ha lavorato per trovare i fondi per cominciare quindi a rifarle immediatamente, tant'è che sono già partiti i bandi su alcune di queste strade che voi avete già visto, i bandi sono pubblicati, quindi già alcune di queste strade noi interverremo per rifarle completamente. Come diceva bene il Presidente Rinaldi, questa è una delibera che comunque lascia un campo aperto. Io so che alcuni, leggendo la lista delle strade che ci sono prese in carico, hanno chiesto se come mai non ci possono aprire, eccetera eccetera. Io vi dico che a fronte di una nota ufficiale io posso rispondere su perché quella strada non c'è, magari non ha raggiunto il punteggio che abbiamo individuato, oppure è una strada nuova non prevista in elenco che andremo ad aggiungere. Comunque sia, l'indirizzo è chiaro, noi le strade private aperte al pubblico le vogliamo prendere in manutenzione, perché comunque sia il codice della strada prima e varie sentenze della Corte di Cassazione ci indicano in maniera chiara che la responsabilità territoriale comunale è sempre che dovuta. Inoltre, facendo questo, abbiamo anche calcolato che continuare a tappare buche, fare del pronto intervento sulle strade private aperte al pubblico creava più problemi invece che risolvere, perché non si riesce poi ad avere una quantificazione reale, non si riesce a trasferire il denaro speso sul tappamento buche su una reale risoluzione del problema, anche perché tecnicamente tappare una buca non risolve il problema. In questo modo abbiamo finalmente lo strumento, in questo municipio, ex decimo, abbiamo uno strumento per poter intervenire direttamente sul rifacimento completo stradale, che è l'unico strumento che garantisce la sicurezza duratura nel tempo. Grazie. Ci sono interventi?
Non ci sono interventi. Allora, se non ci sono interventi e la discussione... Ah, consigliere Giuliano. Sì, grazie. Presidente, assessore, colleghi, stavo prendendo degli appunti perché pensavo che l'assessore utilizzasse tutti i 10 minuti a disposizione, ecco perché ero un po' distratto. E invece ci ha anticipato. Ora, io non so se mi trovo in un consiglio dove tutto è possibile, perché ultimamente ne sento un po' di grandi, di importanti, di grosse, insomma, non perché non siano fattibili, ma perché comunque, insomma, abituato a notizie molto semplici, mi trovo a dover in quest'aula dare un parere, un giudizio, un voto per cose stupide, diciamo, importanti atti strutturali. Ora, io ci tengo a fare un ragionamento, perché le strade private aperte al pubblico d'azio, insomma, esistono, come prima raccontava lei, insomma, da un po' di tempo, e la problematica che ne deriva è stata alquanto, diciamo, discussa e argomentata con pareri molto negativi da parte di chi ci abita, quindi da parte di chi insiste su quelle strade, perché non ha avuto la possibilità nel tempo di avere degli interventi, quindi da parte dell'amministrazione, perché una strada privata non può, nessuna strada privata non si possono utilizzare i fondi pubblici. Però poi dicono, beh, però per tanto pubblico d'anzio c'è l'unizione da Acea, passa l'AMA, no? Quindi che cosa vuol dire? E dice sì, però i fondi non si possono utilizzare perché effettivamente non è stata mai data in capo all'amministrazione. E allora dice, beh, allora chiudo. Se me la devo mantenere io, dice il cittadino, la chiudo. No, Napo chiude. Perché io sinceramente in 12 anni che sto qui non ho mai capito. Forse ancora non lo capirò. Però mi trovo a dover comunque giudicare questo tipo di atto, questo tipo di indirizzo, che ovviamente ai tempi d'oggi sembra una cosa complicata, cioè voi dite di annettere, quindi di mantenere, mettere in elenco tutto questo tipo di elenco di strade, più quelle che eventualmente ne arriveranno, con una, non lo so, vorrei utilizzare un termine, sì, una facilità estrema, non lo so, forse dietro assessore c'è stato un lavoro importante, sì, allora forse dovreste dire a quest'aula che il lavoro che si è effettuato in quest'anno e mezzo ha portato un risultato di economicità non indifferente per poter coprire. Allora no, comincia a dire, beh, effettivamente, allora se i soldi dal centro vengono spostati anche in parte, no, in periferia, quindi facciamo un'azione eventualmente decentrante, e quindi stiamo anche sull'ordine di idee che abbiamo parlato diverse volte in questo consiglio, il decentramento, e allora diventa tutto un po' più chiaro. Ma io lo lascio col punto interrogativo, perché immagino il punto interrogativo, perché vorrei che questo punto venga messo ancora più chiaro, perché io mi sono astenuto in commissione, ma non perché ovviamente non sia giusta un'operazione di questo tipo, ci mancherebbe altro, mi sono astenuto perché comunque dietro le quinte vorrei capire un attimino quello che succede, perché voi fate della politica così un po' così teatrale, e io a volte non conosco la parte, ecco, diciamo così, e non conoscendo bene la parte poi ci arrivo, perché un pochettino, diciamo, di intelligenza ce l'ho, però poi vorrei essere sicuro, visto che votiamo qualcosa di importante.
perché questo non è altro accollarci delle conosciuta dei problemi, che significa rispondere alle esigenze della gente, rispondere a un intervento di messa a sicurezza che spesso e volentieri non sono stati possibili per problematiche. Io avevo affrontai un caso su via dei Carpini che si trova a Quarto Miglio, dove appunto ci fu un'emergenza perché i tombini furono distrutti dalla pioggia del 2011, una forte pioggia che veniva dall'Appia Antica, scendeva giù, ha rotto tutta la tubatura, si è allagato tutto, ma per intervenire sulla strada ci sono avuti 2 anni e mezzo. E quando sono stati trovati i soldi, la ragioneria ha dovuto fare, lo dico con molta tranquillità, un escamotage, perché dei Carpini vanno con via Vignatelli, e allora dovevano accollare i soldi, ok, maggiormente su via Vignatelli che era pubblica. È grave, sì, è grave nel senso che per ottenere un risultato, no, per dare risposta a quel problema, 2 anni e mezzo con le tubature rotte, ok, l'amministrazione ha dovuto trovare un artificio per cercare di intervenire, è intervenuta sulla famiglia e è intervenuta su Piedi Capini. Questo è stato fatto. E allora lì mi rimane il grosso dubbio, e che vorrei che gentilmente, non solo a me, ma penso anche ad altri consiglieri, possa essere utile la risposta, perché passare quindi con molta tranquillità ad mantenerle senza un problema di privato, quindi senza avere appunto la problematica di essere privato, mi sfugge questo passaggio, ma io, come sempre, quando le cose vengono spiegate le capisco, se capisco io capiscono tutti, e quindi io mi tranquillizzo quando le capisco le cose. Questo era per dire che, al di là insomma dell'esempio e della cosa grave, è ovvio che questa è una lista iniziale, perché le strade sono tante, insomma, quindi non ho capito neanche effettivamente i criteri, ci sono stati dei criteri, ma non li discuto, perché ognuno fa il proprio lavoro, l'ufficio tecnico avrà fatto un lavoro, avrà fatto un meccanismo, avrà comunque messo dei criteri che sono quelli fondamentali per poter comunque, no, fare un elenco di strade e della loro importanza. Però questa è una, situazione aperta. In commissione il presidente Rinaldi sicuramente lo potrà ridire, è stato fatto anche un'aggiunta di 2 strade, una da via Zeccherisi e l'altra, non mi ricordo, presidente, che era stata l'essa che l'ha puntata, via Gocco, no, via Zeccherisi e l'altra, ce l'ha scritta dopo, lo dice, per cortesia, grazie. E che comunque sono strade che sono, insisto, in un quadrante importante, sono, e hanno loro, se la guardiamo, hanno la loro importanza, perché è stata presa via Raffa Vallone, che effettivamente, no, come importanza ne ha di meno per il confronto a questa via Zeccherisi che collega la chiesa e l'asilo, e anche quell'altra, ma comunque lo dico per, come si dice, per equità e per onestà, cioè nel senso che è stato fatto questo ragionamento in commissione, lo voglio riportare a tutti come tale. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. Anche io purtroppo vedo la situazione difficilissima nella quale stanno le strade del nostro municipio. Chiaramente qui stiamo parlando veramente una situazione non difficile, ecco, difficilissima, e qui stiamo parlando, che si protrae ormai da anni, stiamo parlando delle strade private aperte al pubblico traffico. Il discorso della manutenzione stradale, io dico che la volontà della presa in carico da parte dell'amministrazione del 7° municipio rispetto a queste strade è un fatto condivisibile, è un fatto per noi importante, e voglio dire, con questo l'ho ribadito in sede di commissione, già come ha detto il consigliere che mi ha preceduto, il nono municipio e il 10° avevano deliberato, però ecco, voglio ricordare che una delibera del 1995 che io penso richieda anche una rivisitazione, perché l'assessore ha parlato di delibera aperta, questo è un discorso importante,
anche perché strade, voglio dire, private, aperte a pubblico traffico, già sono state considerate da questa nuova amministrazione municipale e sono state rifatte. Perciò, ecco, voglio dire, io ho chiamato all'attenzione della Commissione il fatto che era importante che un confronto su questi criteri, voglio dire, che possono essere ridiscussi, c'è stata un confronto con gli uffici tecnici del municipio, andavano pure vagliati con i comitati di quartiere del nostro municipio. Ecco, questo è un discorso importante perché comitati di quartiere che erano presenti quel giorno in commissione hanno ribadito, e questo l'abbiamo fatto presente, l'ha fatto presente il consigliere che mi ha preceduto e l'ho fatto mio anche in commissione urbanistica, perché i comitati presenti hanno portato all'attenzione via Zagaris con altre strade del municipio che si trovano in condizioni difficilissime. Voglio dire, perciò, ecco, è importante, ed è importante che ci sia pure, dato che è una delibera aperta, un confronto con i comitati di quartiere, in modo che i comitati di quartiere portino l'attenzione una o due strade, chiaro, non è che si può allargare all'infinito questo discorso, però portino l'attenzione una o due strade, e sono tante di più quelle che stanno in condizioni difficilissime, però che stanno in situazione veramente, sono le peggiori, diciamo, e che vanno, io penso, inserite in, come presa in carico manutentivo da parte del municipio. Perciò voglio dire, è chiaro che io spero che questa delibera non sia una delibera così che diventa la grida amazzoniana. Io spero e desidero e saremo vigilanti come Forza Italia perché, ecco, questa delibera possa camminare e possa avere i fondi necessari perché esplichi quella che è praticamente la volontà dei cittadini della manutenzione di queste strade private, veramente, che sono in una situazione disastrosa. Io come Forza Italia mi sono astenuto, ribadisco questo discorso, proprio perché per me andava considerato prima di questa delibera un confronto con i comitati di quartiere. Comunque non votiamo contro perché comunque auspichiamo un discorso, ecco, di presa in carico comunque di queste strade che si trovano oltre il punteggio 6, però ecco quello che noi chiediamo a questa maggioranza, cioè presente assessore e presidente, che venga appunto ribadito questo confronto con i comitati di quartiere, perché ecco, se c'è stata qualche precarietà fortissima nei loro territori, venga anche questa messa all'attenzione e venga portata anche questa all'attenzione del Consiglio, perché possa poi essere anche questa deliberata come presa in carico. Altri interventi? Consigliera Petrocchi. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Brevemente, solo per ribadire che il principio secondo cui le strade aperte a pubblico transito, cioè il principio che ispira quindi questa delibera di giunta, come ricordava anche l'assessore, è assolutamente condivisibile. Cioè, no, per quello che ricordava prima il consigliere Giuliano, appunto ci sono delle situazioni per cui ovviamente una strada, sì, seppure privata, però vede transitare appunto mezzi pubblici, sono strade di collegamento, sono strade illuminate pubblicamente, quindi è necessario superare la fase per cui in realtà non si è mai potuti intervenire, proprio perché appunto erano strade che non si potevano prendere in carico. Però da quello che si evince, e a me diciamo
non è una preoccupazione, perché se non lo è per la maggioranza di questo municipio non lo è assolutamente per noi, però a me più che il fatto che sia una delibera aperta, che diciamo questo non mi piace neanche definirla così, questa è una delibera che vedrà delle modifiche o degli inserimenti nel caso questi avverranno in seguito, quindi non mi va. Però quello che veramente diciamo, secondo me non torna, ma non è appunto una questione dell'opposizione, è che si fa ovviamente riferimento alla delibera comunale che c'è attualmente, quasi diciamo facendo intendere che non si va di pari passo con le scelte che ci sono in assemblea capitolina, perché appunto come si recitava prima, se i punteggi possono oppure i criteri venissero in un qualsiasi momento modificati attraverso una delibera di consiglio dell'assemblea capitolina, è ovvio che magari ci troviamo in una situazione in cui appunto abbiamo fatto magari un passo più lungo della gamba e quindi o dovremo rivisitare i punteggi oppure ci troveremo in una situazione in cui magari ci prendono invece come modello e ci dicono no, guarda quanto è bravo il 7-11, ve lo facciamo come l'hanno fatto loro, però noi ci adeguiamo a una delibera ovviamente vigente che è quella del 95. Quindi, diciamo, al di là del fatto che ci sono le buone intenzioni e che il gruppo del Partito Democratico condivide il principio di questa delibera, è ovvio che al di là di questo dovremmo svegliare chi sta in Campidoglio però e ricordargli che di fronte a tutto questo bisognerebbe però adeguare anche le scelte che si fanno nelle realtà municipali, perché se questo avvenisse in un secondo momento, oppure non so perché questa maggioranza ha deciso di non spronarli prima, però evidentemente o non è un interesse della maggioranza capitolina, ma comunque siccome questa cosa si intraprende qui, è ovvio che ci sarà poi un'attenzione da parte nostra come gruppo di vedere se effettivamente le risorse economiche, perché poi ovviamente la presa in carico prevede anche la necessità di avere delle coperture economiche, possa vedere un'attuazione piena di questa delibera. Purtroppo noi siamo ancora in una fase di stallo, però mi rivolgo al Presidente del Consiglio, perché avevamo fatto un appello poco prima della chiusura dell'anno, invece l'Assemblea Capitolina sta discutendo le modifiche statutarie, quindi a breve, al massimo 30 giorni, potremmo avere anche noi di nuovo la pienezza delle nostre funzioni anche in questo Consiglio, viste le modifiche di statuto che state approvando. Vi ringrazio. Ci sono altri interventi? Consigliere Bossatti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Presidente, Assessore. Allora, io vorrei ricapitolare un attimino quello che è questa delibera, perché da quello che ho sentito fino ad ora noto una certa disattenzione. Forse dobbiamo studiare tutti un attimino meglio le carte che abbiamo davanti, non soltanto guardarle negli ultimi 5 minuti. Perché questa è una delibera, è una presa in carico manutentivo, per cui non è una presa in carico patrimoniale, innanzitutto. Non c'entra niente i fondi per questa manutenzione, non c'entrano niente le condizioni delle strade. Quindi certo, noi sentiamo sempre i comitati di quartiere per qualsiasi cosa, ma in questo caso non abbiamo bisogno di segnalazioni sullo stato delle strade. Qualora lo stato di queste strade fosse arrivato a un grado di ammaloramento tale per cui richiede la nostra, il nostro intervento, tramite questa delibera tempestivissima noi possiamo agire. Quello che noi abbiamo fatto è assolutamente, non siamo in una fase di stallo, anzi siamo in una fase molto dinamica, proprio per poter provvedere alla pubblica incolumità di chi transita in queste strade, è stato di applicare delle delibere del Consiglio Comunale, la 211 del 95, la 212, la 184 dell'anno dopo e la 211 che è semplicemente del 97, che semplicemente stabiliscono con quali criteri l'ente pubblico può operare manutenzione su una strada privata a pubblico transito, ok? E questi criteri non dipendono dall'ammaloramento, dalla condizione della strada, ma dipendono dall'uso, dall'utilità che il cittadino ne ha. E infatti chi prende più punti sono le strade che danno accesso a edifici scolastici,
a strutture pubbliche, le ASL, uffici di commissariati, di stazioni dei carabinieri, ospedali, dopodiché le strade percorse da mezzi pubblici, quindi questo è molto importante. È chiaro che questi sono dei criteri variabili, per cui non è che questa è una delibera aperta, è una delibera ovviamente che con i tempi può essere adeguata a cambiamenti nello stato di utilizzo di queste strade, che restano comunque private. Restano private, tant'è vero che non è che il municipio si lava le mani delle strade che hanno punteggio superiore a 6, ma ovviamente potremo agire sulle strade con punteggio inferiore soltanto previa diffida ai privati, qualora ci siano elementi di pericolosità per il pubblico passaggio. Per cui direi che è una delibera ottima, tempestiva, che giustamente applica delle delibere comunali precedenti. Comunali perché delibera municipale è stata fatta soltanto nell'ex nono, non è stata fatta nell'ex decimo delibera municipale, ed è questo che va a colmare un vuoto normativo di 20-22 anni, perché dal 95-97 ad oggi questo è il lasso di tempo. Grazie. Ci sono altri interventi? No, se non ci sono interventi, sì, se vuole intervenire l'assessore può, sì, presidente, l'assessore ha già parlato, il presidente sì, può. Sì, allora, intanto buonasera a tutti. Questa delibera nasce con una ratio ben precisa e con una richiesta anche molto seria da parte degli uffici. Secondo legge, quindi non secondo delibere, ma secondo l'articolo 14 del codice della strada attualmente in vigore, l'ente pubblico, il comune o il municipio è competente e responsabile anche per le strade private aperte a pubblico transito laddove la mancata manutenzione dovesse provocare un incidente. Siccome ad oggi nessuno ha dato seguito all'attuazione delle delibere, che sono 4, 2 del 95, 1 del 96, 1 del 97 dell'Assemblea Capitolina, per poter arrivare all'acquisizione a patrimonio e nelle more al carico manutentivo, negli anni il rischio che in prima persona hanno corso i funzionari e i responsabili dei vari procedimenti amministrativi dei municipi e del comune era proprio quello che laddove si andasse a creare incidentalità anche mortale o con feriti ne dovessero rispondere personalmente. E in più ci sta tutta la problematica dei cittadini che, come giustamente detto anche dal consigliere Giuliano e dal consigliere Toti, strade ad alta percorrenza che ancora vengono considerate private aperte al pubblico transito, quindi non potendole chiudere, dicono noi ci dobbiamo prendere in carico la manutenzione, passano tutti, non abbiamo le possibilità e quant'altro. Quindi noi abbiamo deciso come giunta di assumerci la responsabilità e quindi di far valutare tutte le strade, e non sono solo le poche che trovate in elenco, allegata alla delibera c'è anche parte integrante il protocollo 24-62-72 che trovate negli uffici, che credo sia difficile inviarvi tramite mail perché sono tante pagine, dove tutte le strade dell'ex decimo municipio, se volete vi dico anche quante se riesco, oltre 300 e passa strade sono state valutate dai tecnici secondo i criteri stabiliti nelle delibere, che se anche ad oggi l'Assemblea Capitolina dovesse decidere di integrare in qualche modo, sicuramente non potrà dimenticare la importanza di strade che vanno a collegare ospedali, scuole, servizi pubblici, uffici pubblici oppure grandi arterie di collegamento. Quindi su questo stiamo assolutamente tranquilli, perché se anche l'Assemblea Capitolina domani decidesse di mettere mano a quelle delibere, non potrebbe far altro che andare ad integrare con altri parametri, ma questi rimarrebbero parametri fermi, e quindi questo ci permette assolutamente di, nelle more di acquisizioni varie, cominciare ad assumerci la responsabilità manutentiva di queste strade che hanno raggiunto un punteggio da 6 in su. Per le strade che stanno sotto il 6 ma che comunque sia sono aperte al pubblico transito, possiamo intervenire
in danno laddove i proprietari non intervengono, e quelle che l'amministrazione non dovesse ritenere di pubblica utilità, perché magari a fondo di uso, perché solamente di transito per chi ci abita, in caso di mancata manutenzione potrebbe intimarne la chiusura, così come previsto nelle delibere comunali. Quindi queste sono le azioni. Per quanto riguarda la preoccupazione dei fondi, signori, noi ad oggi abbiamo tantissime strade di proprietà comunale, tantissime strade in carico manutentivo, logicamente i fondi che vengono stanziati non sono a copertura di tutta la sistemazione in un anno di tutte le strade, ma avendole in carico manutentivo noi possiamo metterle in programmazione dalla più ammalorata alla meno ammalorata. La ratio di prendere in carico manutentivo una strada ti permette anche di avere il codice IBU da patrimonio e poter fare interventi di manutenzione straordinaria. Molte di queste strade necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. Quindi io mi sento di tranquillizzare tutta l'opposizione per quanto riguarda decidere i criteri con i comitati di quartiere. No, i criteri vengono scelti in maniera oggettiva e uniforme dal Comune di Roma per tutte le strade di Roma, non è che ognuno si sistema nel proprio territorio i criteri per le singole strade. Io vi consiglio poi, consigliare anche ai comitati di quartiere, di andare a prendere l'allegato, perché c'è tutto l'elenco delle strade dell'ex decimo municipio. Laddove non dovessero esserci state inserite per errore delle strade, oppure nel frattempo ne sorgono delle nuove, oppure magari non si concorda su una valutazione, si può sempre scrivere una nota ufficiale al municipio, chiedere un supplemento di verifica da parte degli uffici tecnici, e nessuno ci impedisce in seguito di integrare questa graduatoria. Il mio applauso però lo devo fare anche ai consiglieri che nel 2000 erano nell'ex nono, perché invece in maniera molto solerte hanno applicato quelle due delibere rapidamente e hanno permesso in quel territorio di poter operare su quasi tutto. E questo è stato un vantaggio soprattutto per i cittadini. Grazie. Bene, a questo punto, se non ci sono ulteriori interventi, io vi ricordo, posso togliere il relatore iniziale, possiamo tranquillamente passare alle dichiarazioni di voto. Ci sono necessità di interventi? No, non ne vedo. Allora, dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Grazie Presidente. Diciamo che la situazione, l'intervento fatto dalla Presidente Monica Lozzi, con la quale ho fatto una consigliatura in opposizione, quindi conoscendo la sua posizione, diciamo, il suo modus operandi, mi ha dato maggiore tranquillità, nel senso, perché effettivamente a volte uno dice sì, adesso prendiamo tutte queste strade, ma tutte quell'altra che rimane teneva, i soldi non c'erano uguali, però possiamo fare programmazione avendo il codice IBU, successivamente si può programmare e si può intervenire senza dover comunque fare chissà quale alchimie. Giusto, vero, che vi prendete carico politicamente di questa operazione è la realtà. Che comunque sia, qualcosa allora non quadra, a oggi qualcosa non ha quadrato, perché o gli uffici tecnici potevano già prima o qualcuno non ha voluto, perché a me comunque non torna. Però prendiamo atto di questa situazione, perché da quello che ho sentito sembrava che già era possibile prima poter fare degli interventi, poter mettere in sicurezza, e Dio solo sa quante strade potevano essere messe in sicurezza anche privata aperta al pubblico transito. Però le risposte che sono state sempre date: non possiamo intervenire, non ce l'abbiamo in manutenzione, non possiamo intervenire, non ce l'abbiamo in manutenzione. Stona però, cara Presidente Lozzi, stona il fatto che è vero che ci asterremo, e quindi ci asterremo, e quindi per voi è già qualcosa di positivo, perché non vi lasciamo soli dietro
a questa procedura, dietro a questo percorso, perché saremo dietro vicini a voi a verificare, a controllare e a dargli insomma una mano se vi serve, perché la politica deve fare anche questo, la politica deve essere anche propositiva, anche se poi immaginavamo che nei lavori di commissione questo testo poteva essere condiviso a monte. Siete un po' distratti, però io ho detto poteva essere condiviso a monte, quindi nell'elenco insomma, no, dei lavori di commissione, e il parere poteva già comprendere, ci potevamo portare avanti, no, come quella successiva che ci sarà, che poi dirò insomma avrebbe fatto piacere anche a Fratelli d'Italia essere dentro o a un'altra operazione giustissima, poi lo diremo dopo. Ma quindi è scaduto, l'ho detto che mi astengo, cioè che sì. Sì, però volevo ricordare che è una dichiarazione di voto, sì. Quindi voglio dire che, ecco qui, voglio dire che comunque sia, il fatto che voi politicamente vi prendiate carico di tutto, di tutta questa preoccupazione, ecco, forse questo è il termine giusto, questa è una cosa positiva. Perché poi quando ci torna la gente, i cittadini ci tornano a dire ah ma io ho questo tipo di problema, e uno dice ma il municipio non può fare nulla, oggi qualcosa può dire, oggi qualcosa può insomma, no, mettere in piedi, qualche risposta può dare, e questo significa un avvicinamento ovviamente alla periferia, al tessuto cittadino, e una sorta di decentramento, di pseudo-decentramento che potrebbe essere importante. Quindi anche per questa l'astensione positiva è di portare avanti, no, insieme a voi, quindi cercare anche successivamente di essere parte integrante di questo percorso. Bene, ce ne sono altre, consigliere Toti? Vi ricordo, si tratta di dichiarazioni anche, di voto. Anche io penso che sia un fatto positivo quello che noi oggi andiamo a provare come presa in carico. Io ho detto, rispetto ai comitati di quartiere, che il presidente ha detto vabbè c'è, io ho detto però anche che stiamo parlando del 1995, allora una rivisitazione di quella delibera del 95 io penso che vada fatta, ma perché, ecco, voglio dire, questo apre un discorso importante per tutti i quartieri, specialmente quelli dell'SKA. Ecco, allora, rispetto a un discorso importante che viene aperto e che negli anni era stato sempre disatteso, voglio dire, per me è importante, proprio perché dobbiamo andare a una rivisitazione. Ma perché io dico questo? Perché quei comitati di quartiere erano soltanto due, però voglio dire, se ci fossero stati altri, dice ma come mai? Ecco, questo l'attenzione anche del presidente, perché dice ne terremo conto di questo, come mai queste strade che si trovano in questa situazione e che si trovano come queste, diciamo che hanno preso più di tutti i 6, non ci stanno qui. Allora dico, dato che questo discorso si aprirà sicuramente a livello di quartiere nei prossimi giorni, io pensavo bene che invece si possa aprire precedentemente a questa delibera, in modo che si possa stare un confronto anche con loro rispetto a questo. È chiaro che però c'è una delibera del 95, però questa delibera del 95 potrebbe essere stata non perfettamente attuata in questa delibera, ecco perché la preoccupazione mia rispetto ai comitati di quartiere. Comunque, ho detto già precedentemente che Forza Italia si astiene per questo e per altri motivi, l'ho detto precedentemente. Altre dichiarazioni di voto? No? Consigliere Rinaldi, certo. Ovviamente con maggioranza voteremo favorevolmente la delibera di giunta, e anche perché insomma vorremmo migliorare questa fase di non stallo, direi, perché non mi sembra che siamo in fase di stallo, stiamo lavorando con molta alacremente e con diversi risultati sul territorio, per cui questo si aggiunge a tutto il lavoro che stiamo facendo. È una valutazione tecnica e non politica quella che si fa con questa delibera, per cui
ci sono degli strumenti per cui questo processo di continuo miglioramento usa lo strumento della delibera, che è chiaro che inizia e finisce una delibera nel momento in cui c'è una lista, e però queste liste possono essere poi diciamo aumentate, io posso creare un'altra lista, per questo che voteremo favorevolmente a questa delibera, perché è proprio uno strumento che hanno colto già al nono municipio al tempo e hanno permesso appunto di pianificare gli interventi agli uffici tecnici che hanno coinvolto, quindi il problema è stato che non sono stati coinvolti fino a qualche tempo fa gli uffici tecnici per fare questo tipo di analisi sul territorio. Essendo un'analisi che fa l'ufficio tecnico su dei criteri che sono stati definiti in delibere precedenti, i criteri sono quelli e quelli saranno applicati in divenire, per cui non è chiusa questa cosa, è un processo continuo. Processo continuo appunto che usa le delibere come strumento di attuazione. Altra cosa è che noi non ci preoccupiamo di fare questo, noi ci occupiamo di fare questo, è diverso. E quindi niente, cioè, diciamo che ho detto tutto sul fatto delle strade che Crupani e Zagarese sono scritte nel verbale a tranquillità di tutti quanti, per cui non abbiamo tralasciato niente, se non quelle che verranno poi a presentarsi nella fase di evoluzione del territorio. Per questo motivo votiamo favorevolmente. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? No? Allora passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, 15 voti favorevoli, 3 astenuti, nessun contrario, e ci sono 3 consiglieri che non partecipano al voto pur essendo in aula. Ciancio, Biondo e Vitrotti. E adesso passerei alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, allora, 3 astenuti, no, non ci sono più i 3, ah, è quella sotto, ho sbagliato a leggere, perdonatemi, leggevo la riga errata, non c'è nessun astenuto, ci sono 18 voti favorevoli e ci sono come prima 3 consiglieri, gli stessi che non partecipano al voto, pur essendo in aula, quindi direi che è approvata ed è immediatamente esecutiva. Allora, passiamo al secondo punto di oggi, altra delibera, ed è iniziativa dei consiglieri Rinaldi, Tosatti, Principato, Lazzari, Pompei, Chiara, Guido, Lazzazzera, Ariano, Alaviso, Candigliota e Giannone, avente ad oggetto opere di recupero urbano Gregna di Sant'Andrea. E, chi vuole illustrare? Sempre, sì, benissimo, consigliere Rinaldi. Allora, anche questa delibera è una delibera che nasce in commissione seguendo l'alveo aperto dal protocollo di intesa con sia con l'assessorato Cazzolino, con la Presidenza, con il Dipartimento Periferie e i Consorsi. Dunque, diciamo che la zona in cui si è individuata da questo atto è quella di Gregna Sant'Andrea, è quella dove non so se chi di voi ha avuto l'opportunità di attraversare in qualche modo, la frequento in modo non dico assiduo ma quasi per diversi impegni, e effettivamente ci sono delle situazioni che sono molto critiche a partire da alcuni terreni anche di proprietà diciamo comunale che sono in uno stato di abbandono, e strade che avrebbero bisogno di alcune modifiche anche a livello di abilità, e ci sono anche delle diciamo piazze che avrebbero bisogno di essere realizzate al fine di appunto di creare quei centri di aggregazione, quelle infrastrutture che permettano al territorio di avere diciamo una
diciamo, fruibilità migliore del proprio territorio. Lì parliamo di una zona che si è legata tra il raccordo e il parco archeologico di Regno, dove ci sono diverse attività artigianali e industriali, dove ci sono anche delle scuole, una chiesa e insomma le problematiche sono abbastanza sentite. Per questo motivo appunto, d'accordo con il comitato di quartiere che è intervenuto in commissione, la comunità territoriale e il consorzio del protocollo d'intesa, abbiamo appunto stilato questa delibera della quale vado a leggere appunto l'oggetto. In particolare, tutto ciò deve essere considerato, quindi diciamo, le considerazioni che abbiamo fatto nell'atto, che le opere prioritarie da realizzarsi a cura del consorzio Agro Premia Sant'Andrea siano la strada di collegamento tra via Giusto Fontanini e via Michelin e la piazza sull'area via Zeglurità di Roma Capitale, compresa tra via Giusto Fontanini e Michele Michelin. Per cui la Giunta, per quanto di competenza, adotta tutti gli atti necessari all'esecuzione di quanto deliberato. Allora, anche quest'atto è un atto che, diciamo anche come il precedente, cioè alla fine si tratta di decentramento di fatto, no? Per cui andiamo a lavorare sul territorio come protagonisti e quindi dando voce sia in commissione che diciamo, eventualmente anche in consiglio al territorio, del quale appunto abbiamo considerato le osservazioni. Niente, insomma, quello che mi sento dire insomma che la commissione, cioè in commissione abbiamo lavorato abbastanza convintamente su questa cosa e credo che sia un atto che potrà essere votato senza problemi. Per cui niente, diciamo che è tutto, quindi ringrazio. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Consigliere Giuliano. Eh sì, vediamo lo schema di prima. Allora, Gregna è quell'atto che nasce e parte da un ragionamento politico più profondo. Io immaginavo che il Presidente Rinaldi potesse, come si dice, avendo la possibilità e il tempo, di spiegare come ci si arriva a dover trattare un quartiere e cominciare a prendere in considerazione le loro richieste, perché poi è semplice solo produrre l'atto, no? Però è anche interessante dimostrare e far capire il lavoro che c'è stato durante i lavori di commissione, perché nel caso specifico, quindi Sant'Andrea è quel quadrante, quel quartiere che vive di isolamento. Cioè, o per ragioni, diciamo, no? di posizionamento, o per altri motivi, anche dal punto di vista commerciale, non gode di ottima salute. Infatti ogni tanto li troviamo qui che vengono per quanto riguarda la linea del trasporto pubblico, che gliela vorrebbero modificare, perché ATAC arriva e dice facciamo i cambiamenti, e poi gli è sparita la farmacia, ce l'avevano, il giorno dopo non ce l'avevano più. E dice beh, però sta dall'altra parte del quadrante, e ok, e poi dopo comunque dice beh, facciamo le piazze, 100 piazze, 20 piazze, e noi dice basta ce ne fate una di piazza, e dico ci accontentiamo. Però comunque, a parte le battute che mi vengono spontanee, comunque rimane il fatto che neanche un centro anziani si è riuscito a fare. Per colpa della politica? Non lo so, perché è facile dire per colpa della politica. Per colpa forse dei meccanismi burocratici, della lentezza, della situazione morfologica, cioè di quello che... Sì, ci sono vari fattori. Però ultimamente devo dire che la commissione competente ha cominciato a studiare, e io questo lo dico con molto orgoglio perché ne faccio parte, la commissione urbanistica e lavori pubblici, a capire come poter sollecitare l'amministrazione per poter intervenire su alcuni quadranti dove ci sarebbe la possibilità. Che voglio dire con questo? Che nel quadrante di Gregna, come Vendicino, come Centroni, come Lucrezia Romana, esistono dei consorzi,
dei consorzi di opera a scomputo. Quindi è stato fatto un meccanismo che mi auguro vada sempre in questo modo, porti questi risultati, ma che possa essere comunque avallato poi amministrativamente, perché poi la palla passerà ovviamente all'amministrazione comunale. E quindi, al di là del protocollo d'intesa che ha permesso un riavvicinamento, diciamo così, fra le figure presenti sul territorio, quindi i comitati di quartiere che portavano avanti le istanze e i consorzi che fino a qualche mese fa, diciamo, giocavano, no, in difesa, oggi sembra che appunto ci sia un dialogo, e questo però è un merito della politica, che ovviamente tutta, che ha, diciamo, che ha dato la possibilità, che ha dato la possibilità di poter dialogare. Ora, non è che questi fondi, queste possibilità siano infinite, e quindi la commissione, lavorando per vari quadranti, è arrivata a Gregna. A Gregna abbiamo cercato ovviamente di poter mettere in evidenza quello che poteva essere, no, subito un intervento veloce, subito una richiesta che poteva comunque dare un minimo di soddisfazione. È vero pure che Gregna si chiede pure, no, da un po' di tempo, tu sono andato a finire i San Pietrini che erano, diciamo, a loro dedicati, ma questa è un'altra pagina, perché poi anche se tu li trovi, si San Pietrini, o ti tiri a uno finché, no, non diventano dispari, oppure per metterli c'è comunque un costo che non è uguale a fare, ovviamente, a mettere dei betonelli o a fare dell'asfalto. Quindi poi, capito, come si dice, che sta cosa torna pure contro, perché servono dei fondi per poter mettere dei San Pietrini e fare una piazza. Però la richiesta è stata quella di una piazza. Allora, la strada ci dicono che è pronta, quindi sta la firma, è tutto, il procedimento è tutto fatto, basta che appunto si firma, si fa l'appalto e quindi è pronto. Invece ovviamente per la piazza bisognerà fare il progetto, oppure riprenderlo se c'è, migliorarlo, modificarlo. Ma quello che chiediamo da quest'aula, come Fratelli d'Italia, chiedo che nel votare favorevole ovviamente questa situazione, chiedo una scrupolosa attenzione al Presidente della Commissione, che poi lo dirà alla Giunta, perché ognuno c'è il suo compito, ok, all'assessore, che questo venga fatto nel minor tempo possibile, perché se dobbiamo fare una sorta di differenza, se dobbiamo essere attori principali di un risultato, è che venga fatto più veloce possibile, perché se no ti rimangono chiacchiere nel deserto, e noi ce ne abbiamo già tante delle chiacchiere che abbiamo buttato in giro un po' tutti quanti. Quindi, per far sì che ci sia un cambiamento di tendenze, per far sì che questo lavoro, caro Presidente, così dopo può intervenire quando vuole, porti dei risultati nei vari, negli altri quadranti, tramite appunto gli incontri che lei continuerà a fare con la Commissione, però dobbiamo essere operativi, se no non serve a nulla. Cioè, se facciamo passare un anno per fare una cosa del genere, dove effettivamente da positivo diventa negativo e ci prenderanno in giro. Cioè, abbiamo conclamato un risultato che poi, no, non rispetta le dovute prerogative. Grazie. Ci sono altri interventi? No, se non ci sono interventi. Ah, vi tratti, sì. Grazie Presidente. Diciamo, vedendo questa delibera, così come è successo in altre occasioni, e forse ho avuto modo di farlo anche durante la stessa commissione, intanto forse perché qualcuno non se lo ricorda bene come e quali erano le richieste del Partito Democratico durante la scorsa consigliatura, però un punto sul quale veramente io avevo trovato qualche frizione era ostinarsi a non voler mettere tutte le parti in causa quando si discuteva ad esempio della questione dei consorzi, addirittura andando a creare un muro contro muro e lasciando quasi dei sospetti che si, francamente, un pezzo, una scorsa consigliatura del Partito Democratico, francamente veramente non trovava comprensibili. Quindi se c'è una cosa che va assolutamente registrata e diciamo fa
onore a il presidente della commissione che si è messa a fare questo lavoro è aver portato sul tavolo della discussione tutte quelle persone che oggi sono interessate, attraverso le quali si possono programmare o pensare di provare a fare degli interventi. Perché è vero, questo effettivamente nel scorso consigliatore, o perlomeno parlo per gli ultimi 3 anni, cioè quando anche io ho fatto parte della commissione urbanistica lavori pubblici, tutto questo non si faceva. Era un motivo di disagio per alcuni di noi, era anche un motivo di litigio, se vogliamo dircela tutta, e aver in un certo qual modo impostato il lavoro in modo diverso, aver portato sul tavolo i presidenti dei consorzi, lo chiedevo e lo ribadivo negli scorsi anni, perché era necessario, evitando anche di dare delle argomentazioni ad una cittadinanza ormai stanca di crearsi anche dei fantasmi e di dire questi soldi non ce li vogliono dare, perché allora chissà che c'è. No, perché non portarono bilanci qui? È una domanda che facevo sempre, mi ricordo, al presidente della scorsa consigliatura. E devo dire che questo ha aiutato, io non ho partecipato all'ultima, ma alla quella che c'è stata in precedenza, e si parlava appunto della questione di Gregna, ha aiutato molto i commissari. Perché ti aiuta, attraverso chi veramente conosce le storie di quel quadrante, di chi ha visto anche cambiare, modificare, ma nascere il consorzio, e ne conosce anche le attività dei suoi associati, ne conosce anche gli intenti, si capisce perché prima non è potuto intervenire e invece quali interventi ha fatto, perché poi sembra quasi, no, che non si facesse niente, no? E invece è uscito fuori che, per esempio, la parte manutentiva, per quelli mancavano addirittura dei fondi, ma no, loro l'intervento pugnale l'avevano fatto e li appropriati, non era un lavoro semplice, come io lo lamentavo a suo tempo. Oggi perlomeno in quelle due, non mi ricordo quante sono state le sedute, in quelle sedute quantomeno abbiamo fatto chiarezza, abbiamo messo le persone sedute ad un tavolo e gli abbiamo anche detto che ci sono dei progetti che ovviamente con le normative vigenti e con le necessità che però ci sono possono ancora essere considerati validi, li possiamo mettere in cantiere prossimamente. Ora non faccio ragionamento sul protocollo perché non è, diciamo, oggetto diretto di questa, e perché sinceramente non ne ho ancora visto, diciamo, gli esiti nelle, diciamo, discussioni che ci sono state in precedenza, negli atti che sono stati votati in precedenza. Però di fatto in questo modo quantomeno incardiniamo il ragionamento intorno non solo alla problematica, non solo perché ci sono, diciamo, una forma di consorzio che probabilmente ha cambiato nel tempo anche la struttura e la sua vocazione, ma nel frattempo si sono resi disponibili ad una discussione, ad un confronto, e contestualmente si può ragionare su quelle che sono considerate zone critiche. Io, diciamo, al di là della criticità della zona di Gregna Sant'Andrea, in realtà è una zona che, oltre ad avere delle criticità, ha secondo me anche delle problematiche abbastanza scomode per una programmazione. Un caso per tutti, il consigliere Giuliano lo ricorderà, è quanto ci siamo provati a indaffarare sulla questione del centro anziani lì. E purtroppo c'è la questione di usi civici, quanto è stato difficile, anche andando a parlare con le amministrazioni vicine, cercare di rimpostare una discussione, perché poi, diciamo, quando noi si potrebbe fare tutto facilmente, invece poi tutto così facilmente non è. E quindi, al di là del valore sociale di quel posto, al di là del fatto che quello sarebbe l'unico posto che potrebbe avere un valore sociale per quel punto di aggregazione, per quel pezzo di municipio, in realtà, no, mi sono trovata, perché, diciamo, ho cercato anche, ferma al palo. Oppure già nell'ultima discussione di bilancio, come gruppo del Partito Democratico, abbiamo addirittura cercato di introdurre dentro tutta la serie di interventi manutentivi che si potevano fare, però di alcune criticità di manutenzione ordinaria presenti su alcune strade di Gregna Sant'Andrea, dove alcuni cittadini ci dicono: ma queste però sono, cioè, ormai sono voragini, cioè, oh, io non so come se si può considerare addirittura una manutenzione ordinaria, avrebbe forse considerato una manutenzione straordinaria. Quindi, cioè, se fosse, diciamo, in altri tempi, qualcuno avrebbe anche pensato di poter fare una sommergenza per alcune questioni, perché veramente sono ridotte ad una, non solo a colabrodo, ma sono veramente, mettono veramente in discussione la sicurezza del
di chi le attraversa. Quindi detto questo, io sono personalmente, ma a nome del gruppo del Partito Democratico, sono ho una speranza rispetto al lavoro che è stato messo su. Devo dire la sincera verità che quando c'è stato presente, se non sbaglio, non mi ricordo chi, del Dipartimento, qualche perplessità rispetto all'impianto di tutto il protocollo l'ha sollevata. Perché poi è ovvio che lì, come faceva riferimento, il ragionamento, per riprendere il ragionamento anche del consigliere Giuliano, anche lì se il Comune di Roma però non si mette a fare il suo, nelle sue strutture collegate, attenzione, qui non è che parliamo di atti che si vogliono, si leggono all'ultimo minuto, però insomma tutti ormai abbiamo capito che i municipi possono fare quello che vogliono, dopodiché se ci sono normative o competenze che sono fuori da noi è ovvio che o questa roba funziona di pari passo oppure rischiamo che noi facciamo il passo più lungo della gamba e poi ci troviamo con un mare di promesse che purtroppo invece non riusciamo a portare a casa. Io mi auguro che questo non sia così. E ribadisco soprattutto il fatto che aver impostato un ragionamento finalmente mettendo non solo i comitati di quartiere, ma anche chi viene ogni volta chiamato in causa e portare anche appunto i presidenti con le documentazioni che possono attestare quanto hanno fatto e quanto ancora possono fare, credo che sia un'impostazione del lavoro assolutamente giusta e condivisibile. Quindi nell'attesa di un'operatività di questa come delle altre delibere attendiamo dei segnali importanti che in questo momento state programmando per l'estragrado del nostro municipio. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere. Come hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, purtroppo Grigna Sant'Andrea non gode di buona salute. Voglio dire anche che purtroppo si trova, se non nella situazione più precaria rispetto a tutti i nostri quartieri, sia ex novo che ex decimo, è una situazione che senz'altro merita di una grande attenzione. Io ho detto anche nel corso del dibattito sul bilancio che un'attenzione particolare andava fatto rispetto agli ACO, rispetto ai consorzi, perché in una situazione così difficile a livello di bilancio capitolino il discorso dei consorzi può aprire una speranza rispetto a una sistemazione della nostra città, dei nostri municipi e soprattutto del nostro municipio, avendo appunto la possibilità di utilizzare dei fondi che negli anni non sono stati mai presi in considerazione. Lì la difficoltà del municipio col consorzio, il fatto appunto che non si erano trovati dei momenti di equilibrio rispetto alle richieste reciproche, si è arrivati a una situazione come quella odierna che necessitava assolutamente di modifiche. Perciò abbiamo visto come forza politica sia positivamente il discorso sul Vermicino, sul quale abbiamo votato favorevolmente, e sia rispetto a questo protocollo d'intesa che vede le varie figure, la presidenza del municipio, l'assessore urbanistica, il dipartimento, l'AIC, in un confronto costruttivo che poi ha dato vita a questo protocollo d'intesa. Ed anche positivo, io l'ho ribadito, io ho sempre patrocinato il discorso della partecipazione e del decentramento, cioè questo decentramento forte rispetto alla possibilità dei municipi di esplicarsi attraverso la delibera e dare praticamente segno di un intervento forte rispetto al recupero urbano dei nostri quartieri. Perciò sicuramente il recupero
urbano di Gregna Sant'Andrea, io l'ho già detto in sede commissione che avrei votato favorevolmente e oggi ribadisco questo voto favorevole. Il quartiere soffre di tante problematiche, l'assoluta scarsità di servizi locali, il difficile raggiungimento a parte del trasporto pubblico, le difficoltà del trasporto pubblico, la farmacia che era prima Gregna Sant'Andrea che invece sta soltanto Osteria del Curato, l'assenza di strade di collegamento, anche il fatto di un centro anziani che non c'è né a Osteria del Curato né a Osteria del Curato né a Gregna. C'era stato l'intervento sulle 100 piazze, io ricordo sulle 100 piazze intervenimmo anche noi nell'ex 9 destinando Piazza dell'Alberone, però purtroppo sono state definanziate e rimane comunque l'esigenza in un quartiere così deteriorato di avere una piazza centrale, è un momento incontro di comunità che è importante per quel quartiere. Così ci hanno ribadito anche i cittadini, il comitato di quartiere che si è espresso già in precedenza che si è espresso nelle due commissioni che abbiamo fatto. Perciò condividiamo senz'altro sia il raggiungimento di questo protocollo d'intesa e sia il fatto della richiesta che è stata fatta dal consorzio e che vede favorevole da sempre il comitato di quartiere, quella appunto della piazza di Gregna Sant'Andrea e poi quella della richiesta di collegamento tra via Montanini e via Migliorini. Perciò voglio dire che noi condividiamo senz'altro questa delibera, chiaramente vigileremo perché il tutto si faccia il prima possibile e ci confronteremo su questo con i cittadini chiaramente di Gregna Sant'Andrea perché possono finalmente venire realizzate queste che sono esigenze che io chiamo primarie rispetto al loro territorio e che daranno senz'altro un avvio al recupero urbano di Gregna Sant'Andrea. Ci sono altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, colleghi cittadini. Allora, io sarò molto breve perché in realtà non è che c'è granché da parlare su questo atto, non c'è neanche molto da pensare effettivamente, questo è un atto che si deve votare. Io infatti confido in una votazione unanime da parte di tutto il Consiglio perché Gregna sappiamo che è messa come messa, qui stiamo parlando di fare una strada, una piazza, non è che stiamo parlando di tappare una buca. Quindi faccio io. Cioè il mio intervento in realtà è già finito, nel senso che è semplicemente un appello all'Aula per far sì che quest'atto possa andare avanti bene con il supporto di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Sarebbe grave secondo me che questo atto non passasse all'unanimità. Quindi per il resto abbiamo parlato in commissione, abbiamo detto del protocollo d'intesa, abbiamo detto dei comitati che hanno partecipato e che ringrazio, del consorzio che ha partecipato e che ringrazio, noi abbiamo fatto date riunioni, diciamo, però in realtà c'è un processo che ha coinvolto tutto quanto il territorio e tutte quante le forze politiche. Per questo oggi, e ribadisco, confido in un voto unanime, perché altrimenti sarebbe molto grave. Grazie. Altri interventi? Non ne vedo. Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Poti. No, io ribadisco il voto favorevole che già espresso in sede di dibattito. Volevo dire che il consigliere Ori ha detto che sarebbe grave, io ribadisco la stessa cosa, che sarebbe grave se non ci fosse un discorso unanime oggi, perché il problema è un problema annoso ed è un problema importante e poi
il discorso non è soltanto grave, è anche fondamentale che ci sia un discorso unitario, perché voglio dire, andiamo a approvare una delibera importante che, se ha il voto unanime, ha più forza di essere rispettata a livello cittadino. Ecco, dico questo, penso che sia importante, ecco, lo voglio ribadire, come voto positivo di Forza Italia. Altre dichiarazioni di voto? Giuliano? Allora, io farei anche più veloce del collega che prima ha portato, diciamo, un intervento, giustamente, perché avevamo detto tutto, vero, qui però io così dopo interviene. E la farmacia, comunque, tanto per essere precisi, era comunale, quindi farmaca, e per cui poi è stata spostata da parte dell'ospedale del curato. E per quanto riguarda appunto il centro anziani, no? C'è stato appunto un discorso complicato, è vero, la collega l'ha detto, si è approvato, io anche ho parlato con il commissario Strati di Frascati nel momento in cui era commissariato, però lì non è, quella struttura non è censita e quindi ci sono delle difficoltà. Io mi auguro che, partendo da questa delibera, partendo da questa iniziativa e quindi proseguendo anche l'attenzione anche dopo, io penso che questo quadrante è rimasto così in disparte e silenzioso una dovuta e giusta e adeguata attenzione, quindi votiamo favorevoli. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Dico. Grazie Presidente, così rispondo subito al consigliere che provocatoriamente chiedeva l'unanimità, sapendo benissimo che il gruppo del Partito Democratico, per coerenza ma anche per giustezza rispetto alle cose che ripeto da mesi, e quindi attendendo, diciamo, anche un esito della votazione che dopo 8-9 mesi sta forse uscendo dall'Assemblea Capitolina, forse, non lo sappiamo, e però evidentemente i problemi a livello di statuto sono stati parecchi per aver perso tutto questo tempo, però come abbiamo detto e anche, diciamo, come abbiamo fatto nelle commissioni, abbiamo continuato a dare il nostro contributo in questo caso e anche in altri casi. Poi è ovvio, ci sarebbe da capire come attuiamo o attuate le delibere che invece, così come è successo nella delibera di Vermicino, ancora non hanno magari trovato una piena attuazione, e anche lì avevamo messo la nostra il nostro indirizzo in questo senso. Quindi, come sa benissimo la Presidente, come sa quest'Aula, fino a che non si chiuderà una discussione sulle revisioni dello Statuto, noi, diciamo, non partecipiamo alle votazioni, e quindi, come però abbiamo continuato a fare, tutti sapete, il gruppo del Partito Democratico ha sempre continuato a dare il proprio contributo nelle sedi di commissioni competenti e anche nelle discussioni di Consiglio. Grazie. Altre dichiarazioni? Sì, allora, come consigliere, ovviamente, a favore della delibera, contro i cittadini. Cittadini che sono quelli, il fatto che, per esempio, questi soldi sono soldi pubblici che sono nei consorzi, sono a disposizione per fare queste opere, e fino ad oggi non c'è stato modo di poterli mettere a frutto. E l'altro punto è proprio perché in questo modo noi stiamo mettendo al centro il territorio che è interessato a queste opere, per cui per questo motivo potremmo favorevolmente. Allora, voto favorevoli, contrari, astenuti, sì, allora 17 voti favorevoli e 4 e 3 non partecipanti al voto pur essendo in aula, Ciancio, Ritrotto e Biondo. E adesso passiamo invece alla immediata eseguibilità e direi che votiamo subito, favorevoli, contrari, astenuti, concessa con lo stesso risultato di prima, identico.
Passiamo quindi all'ultimo punto, io non so perché sta suonando, forse c'è un altro microfono. Ah, ok. Io in genere urlo, però va bene, allora, su, tranquilli che passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, anzi diciamo al penultimo perché l'ultimo è l'approvazione dei verbali. Abbiamo una proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Dosatti, Rinaldi, Principato, Lazzari, Pompei, Giannone, Guido, Arianna, Labis, Candigliato e De Chiara, avente ad oggetto cruscotto di monitoraggio, guasti, illuminazione pubblica. Sì, chi vuole illustrare, consigliere Dosatti? Grazie Presidente. Allora, innanzitutto io voglio premettere che questa risoluzione è stata frutto di un grosso lavoro da parte di tutti i consiglieri, anche degli altri partiti che abbiamo lavorato nelle varie commissioni presiedute dal consigliere Rinaldi, che poi si è fatto carico di sintetizzare tutte le informazioni in un modo ottimale. Le informazioni racchiuse nel testo di questa risoluzione, a parte quelle generali, per cui diciamo ci rivolgiamo ad ACEA e in particolare ad Ariti, che è la nuova denominazione e marchio, raccogliendo le direttive europee stabilite dalla legge per la parte distributiva di energia di ACEA. Ariti dispone di una tecnologia, e queste sono tutte informazioni acquisite anche nelle varie commissioni, per cui raccolgono dati su questa distribuzione, sui disservizi riscontrati, con una tecnologia piuttosto avanzata e puntuale. Soltanto che abbiamo rilevato, appunto anche con gli operatori della società, che le informazioni, oltre che andare direttamente verso il cittadino, il singolo cittadino, rispetto alla sua segnalazione, poi vengono inviate al dipartimento, ma non c'è nessuna notizia che arriva in un modo puntuale ai municipi. I municipi che spesso devono rispondere ai cittadini del perché i servizi sull'erogazione dell'energia elettrica, soprattutto quella pubblica, che a volte perdurano anche per tempi molto lunghi. A volte ci sono dei perché molto semplici e giustificabili, ma i cittadini non riescono a saperlo. Per cui, considerando che questa piattaforma digitale permette appunto ai cittadini di segnalare i guasti, e la segnalazione dei guasti può avvenire sia tramite operatore, sia tramite interfaccia web, sia attraverso un'applicazione di Android, abbiamo chiesto praticamente che le informazioni che arrivano all'amministrazione capitolina, quindi al dipartimento competente, arrivino anche divise per territori ai singoli municipi attraverso un cruscotto informativo, proprio un'interfaccia su tecnologia web a cura di ACEA, e probabilmente quindi da affidare al nostro ufficio tecnico, in modo tale che si abbia in tempo reale esattamente la conoscenza dei singoli guasti insistenti sul territorio municipale, il numero dei guasti per unità di superficie, la data e l'ora della prima segnalazione relativa al guasto, o meno quella della prima segnalazione, soprattutto lo stato di lavorazione attuale, quindi se è aperto, se è in lavorazione o se è chiuso, e la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dello stato di lavorazione, nel senso che passa da aperto a lavorazione, e il livello di servizio corrispondente all'entità del guasto segnalato, e in più una sezione statistica
aggiuntiva che permetta di conoscere per unità di tempo il tempo medio di chiusura del guasto, per unità di territorio il tempo medio di chiusura del guasto stesso, l'elenco sotto forma anche di classifica dei guasti più frequenti, in modo tale che l'ufficio tecnico possa riscontrare su una zona una frequenza di guasti eccessiva e quindi si possa chiedere ad ACEA un intervento generale per la zona. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, la domanda sorge spontanea, no? Al di là del cruscotto della macchina, ok? Ma voi, 5 Stelle, no? Ma dove siete arrivati? Ma vi siete montati alla testa? Ma state tutti tranquilli, ecco, vedete come vi ingrandisite adesso? Ma se voi tenete il consiglio così, cercate di far vedere che non siete più effervescenti. Allora fate le strade e fate le, andate via alla Tuscolana e oh, calma! Non è che quando fa come pare. Per quanto riguarda il cruscotto, devo dire che è una cosa interessante. Se riusciamo a mettere scarpo matto a ACEA e quindi a rete, cioè facciamo gol alla CEA a reti, io penso che a parte tutto sia una cosa importante. Io non sono molto, cioè a me il passaggio tecnico non piace molto, a me piace più la parte politica e la sintesi, però mi fido che l'utilizzo di questo strumento possa essere quello che in tempo reale si possa vedere e si possa comunque intervenire e non farci prendere in giro, perché secondo me, vi siete accorti? Qualcuno di voi, se non tutti, pure noi, che la CEA un pochettino ci sta a prendere in giro, pochettino, perché quando noi segnaliamo all'ex nono che qualche impianto non funziona, e l'accendono, dall'altra parte lo spengono di qua. Allora tu poi vai dall'altra parte e tu metto, capito come? Come sembra la foca che esce fuori dai buchi e tu non riesci a chiappare la macchina. Sono le strutture che sono vecchie. Sono le strutture che sono vecchie. Esatto. Ti siete invece per un attimo. E quindi, no vabbè, le strutture. Certo, non si può, non si può. E quindi, sti trasformatori, o si comprano buoni sti trasformatori, perché non tengono, oppure c'è qualcosa che non funziona. Allora, per non farsi prendere in giro bisogna essere seri, ma no, anche scherzando, perché le cose devono arrivare direttamente a chi di dovere. Quindi questo è importante, quest'atto produrrà ovviamente una sensazione di controllo che, esatto, che tu ACEA non sei più solo, quindi ci sa chi comunque può darti, no? Un suicidio e può dire qui tu non sei intervenuto da 5, 6, 10 giorni. Rammentava il consigliere Todi che dall'altra parte dell'ex no, sono stati un mese senza, della strada, un mese senza luce. Poi accendono il giorno e spengono la sera, però ci dicono che sta facendo le prove. Ma fanno le sere le prove, così almeno si vede se funziona la luce o no, del giorno che ne vedi. Quindi, io ringrazio il presidente Rinaldi, ringrazio i commissari della commissione, ringrazio veramente la politica tutta, io penso che siamo d'accordo, e la soddisfazione che mi preme far emergere è che io ce l'ho un po' qui a CEA, chiaro? Perché è una struttura sovraordinata, cioè ci passa sopra spesso e volentieri, invece si deve mettere al paro, deve contribuire, deve collaborare, deve poter anche ricevere le critiche quando sono ovvie. E questo mi sembra uno strumento che a quanto sembra hanno condiviso, perché sennò no, sarebbe comunque un'azione forte in loro confronti, e se sono intelligenti l'hanno condiviso e lo metteranno in funzione e lo utilizzeranno. Questo è quanto, quindi io già dico che insieme appunto al collega siamo talmente d'accordo che tra cruscotto e macchina è importante che sia italiano, ok? Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri consiglieri Rinaldi. Allora, qualche precisazione su questo atto. In generale, ACEA conosce i
guasti dal momento che vengono segnalati. E ACEA ha, in questo caso Arezzo, una parte di sopra di illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia, ha un, come da contratto di servizio, l'obbligo di comunicare al Dipartimento di TV i malfunzionamenti che ha sul territorio, questo ovviamente vengono applicate delle penali e che quindi devono essere condivise, nel senso che c'è qualcuno che dichiara qual è il problema, come le performance che sono state diciamo, registrate sulla risoluzione del problema, e qualcun altro che decide in base a un accordo e appunto al contratto di servizio qual è la penale da applicare. Quindi già tutto quanto scritto, nel senso che c'è un livello di servizio che deve essere garantito e una penale che viene applicata in caso questo non lo sia. Quello che succede è che quindi questi malfunzionamenti vengono comunicati al SIMU, sembra una volta al mese, e una volta al mese addirittura anche le nostre direzioni tecniche sono informate di quelli che sono i guasti del territorio. Poi questo processo magari lo andremo a vedere in maniera più puntuale. Quello che si vuole fare con questo atto è, visto che comunque Arezzo, ACEA in generale, ha da poco tempo riorganizzato il servizio di gestione delle segnalazioni, dei guasti, anche di gestione del personale che adesso gira sul territorio con macchine assegnate H24, non va più prima in sede, prende la macchina e fa, la macchina ce l'ha, c'ha un tablet dove arrivano direttamente le segnalazioni e poi non c'è neanche bisogno di fare chiamate, l'operatore è sempre operativo e ovviamente non c'è neanche più il tecnico di zona, perché se c'è una specialità particolare, quella specialità viene attivata per un operatore specifico che ha delle conoscenze, e va direttamente sul guasto che magari è stato in un altro quadrante della città. Quindi organizzativamente parlando hanno costituito una piattaforma tecnologica in grado di fornire e acquisire informazioni per erogare al meglio il servizio. Tutte queste informazioni ovviamente le ho acquisite anche andando in agenzia parlando con i responsabili. Quindi questa piattaforma di gestione del processo è una piattaforma che in parte è già disponibile anche all'utente finale, anzi purtroppo ad oggi l'utente finale, cioè quello che segnala a livello personale il cittadino, ha già anche la possibilità di andare a vedere quali sono i suoi guasti sulla mappa, perché sono geolocalizzati. Allora la cosa è, perché non aggregare queste informazioni a livello territoriale e fornirle alle direzioni tecniche, che quantomeno hanno un'idea di quello che sta succedendo, perché altrimenti 10 eventi che vengono segnalati 3, qualcuno nel municipio è uno solo, e quindi si ha la sensazione che questo vada bene, sembra che tutto vada bene, no? Per cui ecco, il concetto è questo, e niente, quindi penso che sia una cosa utile per la pubblica amministrazione avere questo tipo di informazioni, che poi saranno anche diciamo duplicate a seconda delle varie società di sottoservizi, perché in ogni caso non è solo l'amministrazione pubblica che ci interessa, abbiamo IDAPRAS, abbiamo diverse aziende di sottoservizi, anche gli stessi carri telefonici che imperversano sul nostro territorio riaprendo scavi su strade che magari anche lì purtroppo ci sono delle comunicazioni, dei piani che vengono comunicati a livello trimestrale e pubblicati sul sito del SIMU, dove c'è una verificazione che dice faremo questo. Ovviamente le emergenze, quelle purtroppo non ci sono. Per cui avere queste informazioni a disposizione fino all'ultimo baluardo verso l'interfaccia, diciamo, verso la cittadinanza, è importante, perché sia per aumentare l'efficienza del servizio, quantomeno nel coadiuvare i servizi che offrono le sottoservizi, avere anche quella percezione di quello che succede. Per questo motivo, insomma, credo che sia un atto che abbia la sua importanza. Per questo motivo, insomma, lo voteremo favorevolmente. Grazie. Consigliere Toti. Ma come Forza Italia, se dovessimo votare su ACEA e scusate, non siamo in dichiarazione di voto, siamo in fase di interventi. Allora scusate, se ho capito che state accorpando, però in dichiarazione di voto non potrei parlare nella discussione, quindi o non ci sono interventi nella discussione, Presidente. Io posso pure indirizzarmi già verso la dichiarazione. No, non è quello, è già intervenuto su AI. Ho sbagliato io. Vabbè. Chiedo venia. Diciamo che sì, può assolutamente. Amici, diciamo, No, allora sì. Comunque.
il voto fosse, come a Forza Italia, se il voto fosse sulla rete ACEA, noi voteremmo assolutamente contro, assolutamente. Dato che il voto è per un passetto avanti da parte del municipio, perciò nel senso del decentramento che noi lo spieghiamo sempre, è chiaro che il voto, che esprimerò successivamente nella dichiarazione del voto successiva, sarà diverso, voglio dire, no? Io ricordo all'inizio della consigliatura, c'erano stati dei guasti ricorrenti in molte zone del municipio, io andai all'ufficio vecchio del municipio e mi disse: vai in quella stanza che lì conoscono e hanno il rapporto con la CEA. Andai lì e mi dissero che il rapporto con la CEA era soltanto che lo utilizzavano un numero verde, quelli dell'ufficio tecnico, per sapere loro le informazioni. Dico, il numero verde ce l'ho anch'io, non vedo che cosa e quale sia l'intervento del municipio rispetto a questo problema. E poi io lo portai subito all'attenzione del presidente della commissione, che diciamo inizialmente si trovò un po' in difficoltà rispetto a questo, non per colpa sua chiaramente, e io gli dissi e insistetti molto sul fatto, e lui condivise, di coinvolgere ACEA rispetto all'illuminazione pubblica. E voglio dire, forse un passetto avanti è stato fatto, però ecco, voglio ricordare che anche rispetto a questo, con mia somma meraviglia, ho scoperto che ACEA non conosce i guasti in tempo reale. Io pensavo, dato grande azienda, grandi personaggi, grandi strutture e altre cose, che dice qualcuno positive di ACEA, ecco, il non conosce i guasti in tempo reale, io penso che è un qualche cosa che io vedo come io pensavo appartenente al passato. Però ecco, ACEA sono i singoli cittadini, comitati di quartiere, quello che sono, i cittadini che devono segnalare i guasti. Dopo la segnalazione dei guasti ad ACEA, ACEA interviene, perché se non ci fossero i cittadini che segnalano il guasto, in quella strada non c'è illuminazione o manca l'illuminazione su una parte della strada, se non ci fosse questo, ACEA non interverrebbe rispetto al problema. Questo mi sembra un qualche cosa veramente negativo rispetto al servizio che eroga ACEA su Roma. Comunque, di servizi forti, lo ricordava il consigliere Giuliano che mi ha preceduto, addirittura nella via dove io abito, a via Carlo De Mina, per più di un mese è mancata la luce, poi magari un giorno riappariva e poi per un altro 15 giorni non c'era luce, poi riappariva e un altro 5 giorni senza luce. Un discorso veramente vergognoso rispetto al servizio di Areti, ma questo, ecco, ha ricordato sempre il consigliere che mi ha preceduto, e io lo feci presente più volte in sede commissione, il fatto che parti di quartiere rimanevano al buio per diversi giorni e che l'illuminazione magari veniva illuminata la mattina e spenti la notte. Veramente cose che io ricordo nel passato accadevano di meno e adesso accadono di più. Certamente, ecco, delle correzioni in sede ACEA vanno fatte, perché voglio dire, non sono giustificabili tutte queste situazioni di insufficienza dell'illuminazione pubblica nei nostri quartieri. Perciò io spero che un passetto avanti, però io parlo di un passetto avanti comunque significativo, voglio dire, con questo cruscotto, in modo che anche noi conosciamo come municipio quella che è la situazione dell'illuminazione. Io dico anche rispetto al rapporto col SIMU e alle penali, più volte mi è capitato, ma io spero che i cittadini mi abbiano detto la verità, però ecco, cittadini hanno detto: abbiamo segnalato, però più volte, e non c'era stata una risposta immediata entro pochi giorni rispetto a questo.
Ecco, bisogna che seguiamo anche come municipio meglio tutti questi processi. Comunque, ecco, voglio dire, non posso dire che il cruscotto che noi oggi di monitoraggio che noi oggi andiamo a provare non sia un passetto avanti, ma è soltanto un passetto avanti, perché il passo grosso lo deve fare ACEA, non è il cruscotto che possa permettere tante belle cose nei nostri cittadini. Comunque è un passo avanti. Altri interventi? Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, io per rispondere un po' agli interventi precedenti, successivi all'intervento che ha fatto il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, vorrei sottolineare alcune cose. Allora, intanto la modalità di approccio. Noi abbiamo semplicemente approcciato come cittadini semplici, cioè abbiamo analizzato le problematiche dalla prospettiva del cittadino semplice che si trova ad affrontare una problematica di questo tipo. Quindi tutte quelle che sono le difficoltà affrontate proprio nel momento in cui c'è una segnalazione rispetto a un guasto sull'illuminazione pubblica. Quindi abbiamo proceduto ad effettuare anche in commissione delle prove, delle simulazioni rispetto alle piattaforme disponibili per le segnalazioni stesse, quindi attraverso l'app, attraverso il sito, eccetera. E abbiamo nel tempo, e di questo ringrazio anche il Presidente per l'enorme lavoro che è stato effettuato, monitorato l'andamento delle varie segnalazioni effettuate e chiaramente abbiamo evidenziato delle difficoltà, delle aree di miglioramento. Per questo motivo abbiamo proceduto a convocare in commissione più volte l'ACEA. E quindi abbiamo approcciato sia da, come dicevo prima, dal lato cittadino, cioè quindi l'utente finale, quali strumenti ha, come si possono ottimizzare, e ad esempio abbiamo ottenuto che sul sito MaiaCEA, così ci ha detto l'ACEA in commissione, ci sarà la possibilità di vedere lo stato d'avanzamento e la risoluzione del problema segnalato dal singolo cittadino. Per rispondere a uno degli interventi precedenti rispetto alla possibilità di verifica diretta da parte di ACEA su quelle che sono le problematiche all'interno del territorio, ACEA in commissione ci ha confermato che si sta dotando di un sistema di telecontrollo che dovrebbe essere sviluppato a breve, il quale consentirà di verificare le segnalazioni dei cittadini e dei municipi direttamente dalla centrale, quindi poter fare delle prove direttamente dalla centrale. Per quanto riguarda lo sviluppo anche della piattaforma internet, anche su quello ci hanno detto che la parte di illuminazione pubblica seguirà un po' l'iter che ha seguito quella privata, quindi sulla privata avremo una visualizzazione anche della cantierizzazione in corso. Questo può essere molto, molto utile, poi immaginerete, anche per la viabilità cittadina. E quindi ci hanno detto che in quest'anno, nel 2018, riusciranno a sviluppare anche una cosa di questo tipo. In realtà esisteva già naturalmente una comunicazione da parte di ACEA al Comune di Roma, ma attraverso una dashboard che veniva prodotta mensilmente al SIMU. Nell'ottica del massimo decentramento che ci contraddistingue, e concludo, noi abbiamo richiesto attraverso quest'atto proprio la possibilità che i nostri uffici tecnici municipali siano coinvolti direttamente, perché sono poi quelli che ricevono anch'essi le segnalazioni da parte dei cittadini, quindi nell'ottica di semplificare il più possibile anche questo iter burocratico. Rispetto alle risoluzioni delle tempistiche delle varie casistiche, da contatto di casistica, come diceva il Presidente prima, per le tempistiche previste e tutte insieme hanno un tempo di risoluzione meglio predefinito e che su questo aspetto al tempo siamo lasciati dichiarato di essere al di sotto di questa media, e comunque l'anno scorso sono state
pagate da parte della CEA circa 150.000 euro di penali, quindi laddove si viene meno al contratto di servizio comunque abbiamo la conferma che i penali vengono applicati. Grazie. Altri interventi? Non vedo altri interventi. Dichiarazione di voto? Sì, consigliere Giuliano. Sì, la dichiarazione di voto è positiva da parte di Fratelli d'Italia. Questa positività non so se vi farà piacere, perché significa che se voi insieme a noi non mettiamo il sale addosso, come si dice, non condiamo bene a CEA e a Reti nel fare questo proprio lavoro, significa che diventa, questa condivisione diventa un problema, perché noi saremo talmente rigidi in quanto questa disposizione e questo posizionamento ben spiegato deve togliere tutte le dovute giustificazioni alla CEA e a chi per lei, per dire che non sa, non conosce, non fa, non può, non dice. Chiaro? Quindi, volete la nostra positività? Va a vendere, però diventa un, come si dice, un problema in più per voi, perché ve stavo addosso, chiaro? Perché bisogna comunque poi dare atto del fatto che vanno controllate queste cose, eh? Cioè non è che qui facciamo più atti, facciamo e siamo bravi, li dobbiamo fare e li dobbiamo seguire e noi vi aiuteremo a seguire. Quindi Fratelli d'Italia voterà con favore. Sì, ho tremato. Allora, consigliere Rossi. Sì, che l'attuazione appunto sia un momento anche di pressione, di vigilanza, di questa risoluzione sia un momento di pressione e di vigilanza rispetto ad ACEA e rispetto al mal funzionamento di ACEA, perché io questo già l'ho ribadito nel mio intervento precedente. Il cruscotto che ci porta a considerare, a vedere tutto quello che non funziona può essere da stimolo e comunque anche da stimolo e da proporre in senso modificativo alla CEA rispetto a quello, come ho detto, che è il malfunzionamento da CEA nel nostro municipio. Perciò voto favorevole al cruscotto, assolutamente contrario a quello che fino adesso la Rete ha fatto nel nostro territorio in termini di illuminazione pubblica. Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle vota a favore, spiace ancora e di nuovo che a votare gli atti in questo Consiglio non siano sempre tre forze politiche, in questo caso 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, chi più è andato. Vabbè, cioè noi prendiamo atto e votiamo a favore, grazie. Sì, è andato. No, non sono permessi interventi, scusate. Allora, andiamo avanti, facciamo la votazione e chiudiamo il Consiglio, non sono permessi gli interventi. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Con 17 voti favorevoli. Allora, ci sono da approvare i verbali, li consideriamo approvati perché sono stati in visione, come al solito, nell'ufficio consiglio, quindi la seduta chiude alle ore 16.30.